tutte le storie dei miei romanzi si incrociano in parte con me stesso, ma non sono mai del tutto autobiografiche, nel senso che, come dicevo poco fa, noi andiamo, c'è uno scrittore che è un artigiano, deve levigare, piallare, incidere l'opera, e mentre lo fa una parte di sé finisce dentro quell'opera, poi alla fine la dimentichi, forse non la riconosci neanche, speri che qualcuno tra quelle pagine riesca a scoprirla. Nel romanzo si affronta lo scontro con la realtà che i giovani del Sud spesso subiscono. Michele è un eroe involontario, ma si parla anche di lavoro involontario. Sì, si parla di lavoro involontario nel senso che lui si adegua a fare una scelta, un tipo di scelta che non coincide esattamente con la sua vocazione. Però accade una cosa straordinaria, il suo daimon, il suo demone, che poi è la sua virtù, va a trovarlo e gli fa scoprire cose che a volte non immaginavamo nemmeno di avere. Ecco, il ruolo del daimon in senso psicologico è proprio questo, ti suggerisce, o meglio ti ricorda, quello per cui tu sei venuto qui. È un po', come dire, l'individuazione, dice Jung, diventare quello che sei. Ecco, nel caso di Michele Lovero, attraverso quella risposta a quella bambina lì al centralino della polizia, ha la possibilità di ritrovare un po' se stesso, quello che lui è, e di metterlo in campo. Quanto scrittura e psicologia sono correlate? Indissolubilmente correlate, perché, come ha scritto Milan Kundera, che è venuto a mancare qualche tempo fa, la letteratura ci racconta la psicologia molto prima di Freud, per cui le pagine della letteratura oggi ci insegnano i sentimenti e lo fanno esattamente nella stessa misura in cui lo fa la psicologia quando si occupa in terapia delle ferite degli altri, cioè ci insegna il lutto, la rabbia, la paura, la gioia, la tristezza, l'amore, l'inquietudine. Se non le troviamo lì, non le troviamo da nessuna parte. Lei il 9 luglio del 2018 ha pubblicato un video in cui annunciava un inizio di un viaggio e quindi appunto la scrittura di questo libro. Adesso che comunque la valigia è svuotata, com'è andato questo viaggio? Il viaggio è bellissimo, a dire la verità è ancora in corso, perché credo che poi non ci sia mai una fine, come cantano gli U2, "But I still haven't found what I'm looking for", e ancora non ho trovato quello che sto cercando, per cui sono in mezzo a tutte le cose che accadono. Come dicevo prima, ad altri microfoni, non abbiate paura di sentirvi smarriti, confusi, disorientati, depistati, perché non c'è una regola da questo punto di vista. Forse l'unica cosa che dobbiamo ricordarci sono appunto i diritti affermativi che impariamo in psicologia, il diritto ad essere imperfetti, il diritto ad essere bizzarri, a dire non lo so, a non ricattare, ma soprattutto neanche a raccattare il consenso da parte degli altri, e infine ad essere il solo giudice di te stesso.